Scusatemi, ma sapete che insomma ci voglio stare le cose, voglio stare con le persone, per cui non è più come qualche tempo fa, quando mi potevo anche permettere il lusso di stare tanto tempo, e poi ho bisogno anche la sera tardi di fermarmi un attimo e riflettere e pensare. Io è inutile che lo dica, con molti di voi ci conosciamo da tanti anni, per cui per me anche superare l'impatto importante di persone con le quali negli anni ho condiviso delle battaglie di giustizia sociale ed etica, e lo sottolineo. Per cui qui vengo, malgrado una serie di emergenze importanti, ma ho chiesto proprio le persone che stanno sempre con me mi odiano perché dice lei insomma parla con tutti, fa gli incontri fino a tardi, poi si mette e studia e poi si mette a produrre atti, e insomma è un po' insopportabile questo assessore, ma dal mondo da cui io provengo non poteva essere altrimenti. Avrei tradito me, e voi e molti dei compagni di viaggio di questi anni. Dopodiché io immediatamente ho riattivato la relazione con i delegati del sindaco sulle ASL, abbiamo cominciato a intravedere una strategia complessiva, nessuno può andare da solo, questa città semmai ha bisogno ora più che mai di rimettere insieme la bellezza dei saperi che la abitano. Abbiamo un lavoro interessante in alcuni luoghi, in alcune terre da confine, anche nelle nostre periferie. Abbiamo delle ASL e abbiamo dei municipi avanti rispetto a una serie di pensieri. Ora bisogna finalmente avere il coraggio però di declinare le azioni. Non è più tempo di fare tavoli che si fermano, oppure avere delle linee guida meravigliose che non vengono applicate. Stamattina la prima cosa della giornata è stata finalmente, visto che questo paese si è dotato di una legge che ci dà la possibilità di tirare finalmente fuori i bambini dal carcere, non un momento di più. È chiaro che mi sono assunta una responsabilità pesante, che è quella poi di fare la battaglia per trovare le risorse, trovare anche i luoghi poter far sì che Roma finalmente sia, che Roma sia la prima a dire la sua e a tirare fuori i bambini dal carcere, visto il numero che ha. Dopodiché